Buongiorno, allora questo video, colgo la palla al balzo, ha utilizzato immagini fornite in parte da Nicola Rosada e da Kublai Film, da 360 Degrees Film e Kublai Film girate a Venezia e da Daniele Marcassa che è qui in sala, che ringrazio. Questo appuntamento di oggi, Fare Cinema in Veneto, secondo capitolo, fa parte di una serie di incontri con operatori del settore, che hanno competenze diverse gli uni dagli altri. Il primo incontro l'abbiamo fatto con Francesco Bonsembiante, produttore, diciamo, storico, produttore cinema puro proprio. Oggi abbiamo Nicola Rosada, che oltre a essere uno dei più bravi produttori esecutivi italiani, non solo in Veneto, è anche l'uomo del giorno, forse della settimana. Vediamo quanto dura, perché una produzione, e mi fa piacere che sia proprio oggi il giorno in cui ne parliamo, una produzione, Live in the Villa, che lui ha seguito come produzione esecutiva, principalmente girato a Verona, un po' nel lago di Garda. Sì, comunque, principalmente girato in Veneto, soprattutto Verona, lago di Garda. In ogni caso, è un film in cui si mette molto in risalto il territorio veneto, è risultato primo in classifica dell'ultima settimana nelle views di Netflix, ma in tutto il mondo. Quindi insomma un risultato bomba, e devo dire che si parla di cineturismo, si parla di valorizzazione dei territori, e quel film non solo è stato sostenuto dalla regione con il fondo di produzione, ha usufruito anche del fondo location scouting, quindi è davvero un piacere accogliere questo successo del film e di Nicola. Io volevo fare un breve excursus su che cosa significa fare produzione esecutiva in Veneto, è una terra che ha cresciuto delle case, come dire, delle società che fanno produzione esecutiva importanti, che lavorano anche fuori, ovviamente cito Mestiere Cinema, oltre a 360 Degrees, ma anche K+, giusto per fare dei nomi. Che cosa, come dire, come ci sei arrivato intanto? Qual è la tua. Prendi il microfono. È acceso? Sì. Buongiorno a tutti. E beh, ho cominciato a lavorare come freelance con altre società di produzione e specialmente con Mestiere Cinema dagli anni 90 e poi dal 2005 ho fatto la società, la 360 Degrees Film, con un po' di difficoltà iniziali per cominciare tutto e poi dal 2010 in poi, e soprattutto dal 2011 con l'approvazione della legge nazionale del tax credit, c'è stato un ritorno delle produzioni straniere in massa nel suolo italiano. E il tax credit è stato un volano incredibile che anche in questi ultimi anni, da post-Covid, è stato portato al 40% e sta creando una situazione anche di troppo lavoro da parte delle produzioni straniere in Italia. Comunque l'excursus è stato un po' questo. Nel 2010, che c'erano le immagini con Francesco Bonsembiante, abbiamo fatto lui come produttore, io come organizzatore, io sono lì. Nel 2011 abbiamo fatto La prima neve e poi dal 2012 ho cominciato con un paio di produzioni americane e da là è cominciato poi tutto quello che ha portato fino ad oggi. L'anno scorso abbiamo avuto questa piccola produzione, però molto carina, una storia romantica a Verona, interamente girata a Verona. E come ci eravamo detti l'anno scorso, la mia volontà era di mostrare la città al mondo. E ci stiamo riuscendo, perché pur con una piccolissima storia d'amore, il film è un film per gli americani a basso budget, 15 milioni di dollari, però per loro è un basso budget. Il regista era un regista che nei primi anni 2000 aveva fatto due o tre titoli di grandissimo successo e abbiamo fatto questo piccolo film che sta avendo un grandissimo riscontro. Può per certi versi magari non piacere la storia narrativa o alcune stereotipicizzazioni degli italiani, ma mostra Verona in tutta la sua bellezza, in tutta la sua grandiosità. E in questo momento in Veneto è facile fare cinema, lo dico sinceramente, perché grazie all'aiuto non solo della Film Commission, ma anche dei comuni, delle città,
si riesce facilmente a lavorare. Io da veneziano lavoro molto a Venezia, abbiamo appena finito di fare una porzione di un grandissimo film Netflix America con Kevin Hart, la superstar afroamericana che uscirà l'anno prossimo, e come sempre il comune di Venezia c'è la Chiara qua, da qualche parte, ci ha aiutato in maniera fondamentale. Io dico sempre che il Veneto è una delle regioni in cui è più facile girare e dove ci si trova meglio, e grazie a Jacopo e alla Film Commission sta veramente nascendo un movimento che, a mio parere, in questo momento siamo secondi solamente a Roma e ovviamente al Lazio, perché storicamente Roma, però in Veneto in questo momento si sta facendo, diciamo anche Veneto che traina il nord-est, perché moltissime produzioni vengono qua. Ieri c'è stato un panel organizzato da CNA, c'erano tutti, anche il CNA nazionale, c'era Curti, il quale ha dato dei consigli, il suo punto di vista, per, come dire, rinforzare e far esplodere ancora di più tutte le potenzialità della filiera, e la ciliegina sulla torta, anzi la ciliegiona, sarebbero dei teatri di posa. Tu, per come la vedi tu, per il tuo ruolo, per la tua esperienza, come vedresti, qual è la tua visione sistemica, diciamo, della crescita del Veneto? Vediamo in questo momento che Cinecittà è piena, completamente. Non c'è un teatro libero fino a giugno dell'anno prossimo. 4 ce li ho io di teatri, fino a giugno. E ci sono sia produzioni televisive sia anche film. Wildside ha preso 6 o 7 teatri, ma comunque c'è una richiesta, e decentralizzare dei teatri potrebbe far sì che il Veneto ancora di più diventi il secondo centro nevralgico del cinema in Italia. Non è facile creare, e lo abbiamo visto a Cinecittà fino a pochi anni fa, perché fino a pochi anni fa non funzionava bene Cinecittà, e ancora oggi ci sono dei teatri a Roma, vieni in mente Videe, che lavorano e non lavorano, però con una programmazione e con dei teatri ben costruiti, organizzati, sicuramente si può prevedere un grande afflusso di produzioni, a mio parere. Sì, perché diciamo che il terrore, secondo me, del pubblico, del settore pubblico, dell'amministrazione, diciamo così, è investire nella cattedrale nel deserto. Questo è il rischio su teatri di posa, è ovviamente questo. Cioè, questa fase storica che stiamo vivendo di enorme volume di produzione potrebbe anche arrestarsi. Però si potrebbe arrestare il volume delle produzioni estere. Nel senso, arrestare no, perché l'Italia è l'Italia e quindi vengono sempre qua da noi. Potrebbe diminuire, però il volano che hanno creato tutte queste produzioni estere di questi anni, anche con le produzioni italiane, vediamo che ci sono case di produzione italiane che investono sempre di più e che fanno prodotti sempre con più budget. Abbiamo alcuni prodotti di Wildside, di Apartment, che è sempre Mieli, che adesso sta facendo M, Scurati, che è una grossa produzione, ma ce ne sono tante altre in questo momento. Quello penso che resterà, e quindi potremmo passare da produzioni più estere a produzioni più italiane. Okay. Senti, la percentuale dei tuoi lavori tra estero e Italia, lavori più per... Io faccio 100% estero. E come si arriva ai tuoi canali? Giusto? Se tu dovessi dare un consiglio a un giovane che vuol fare produttore, un giovane Nicola Rosada. Allora, Nicola Rosada non ha i social network e non li ha mai avuti. E quindi non si è mai pubblicizzato. Infatti metto sempre l'hashtag, non riesco a trovarti. E anche 360 Degrees Film ha tipo 7 post su Instagram. Sì, io ho cominciato, andavo a fare delle riunioni sempre negli Stati Uniti con gli executive, e con le prime produzioni che facevo un po' alla volta, sempre di più, e adesso ho questo rapporto
diciamolo piano, privilegiato con Netflix America, per cui molti executive all'interno di Netflix mi chiamano per i vari progetti. Abbiamo fatto l'anno scorso From Scratch, che esce il 22 ottobre su Netflix, tra la Toscana e la Sicilia, che è una serie tratta da un libro. Abbiamo fatto ovviamente Love in the Villa. Quest'anno abbiamo fatto questo pezzo di questo film che si chiama Lift, grossissimo, con tutta una serie di star messe assieme, tutto quanto. Girato anche un po' in Friuli, quando tu dicevi che trai nel nord-est il Veneto. Abbiamo girato anche in Friuli, abbiamo girato al Castello di Miramare a Trieste. E adesso stiamo preparando un'intera stagione di una serie Netflix America, tutta a Roma, a Cinecittà e Viterbo. Ok, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Bonsembiante, però invertita. Lui ho chiesto, ma tu, visto che in Veneto si gira tanto, arrivano tante produzioni straniere, hai mai pensato di fare l'esecutivo? E lui mi ha detto, no, guarda, non fa proprio per me. Adesso ti faccio la domanda, tu la vorresti fare la produzione? Sì, 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 assolutamente, ci stiamo e pensando. Puoi dare qualche dettaglio su cosa state pensando? No, perché non c'è nulla di concreto ancora, perché siamo impegnati 365 giorni all'anno con 60 degrees. Sì, con le nostre produzioni, ma sì, nel momento in cui avremo la sceneggiatura giusta, la scrittura giusta che ci piace, per noi sarebbe facile produrre un prodotto e speriamo di farlo qua in Veneto. Ne abbiamo tutte le possibilità e le capacità senza bisogno di troppa assistenza bancaria. Senti una cosa, prima ti chiedevo quanto lavori tra estero e Italia, mi dicevi 100% estero. In Italia quanto lavori sul Veneto? Allora, dipende dall'anno, però lavoro tantissimo sul Veneto. Vorrei ricordare che anche gli anni scorsi eravamo spesso in Veneto con questa serie Sky, che ha avuto un grandissimo successo, che era Discovery of Witches, dove abbiamo trasformato il castello di Monselice, che è diventato una meta di pellegrinaggio per tutti i fan della serie. E Venezia, abbiamo girato dappertutto in Veneto, abbiamo ad Arquà Petrarca, abbiamo fatto un paesino francese, quindi sì, giro tanto in Veneto e piace moltissimo ovviamente. E Venezia poi immagino in modo particolare? Gioco come... in casa. No, giochi in casa, anche perché girare a Venezia non è la cosa più facile del mondo. Trovo più complicato in questo momento girare a Roma, ripeto quello che ho detto prima, c'è un rapporto tale con l'ufficio cinema del comune di Venezia, i dirigenti e il sindaco, il gabinetto del sindaco, che ci permette di organizzare cose estremamente complicate, come abbiamo appena fatto, perché abbiamo fatto inseguimenti nei canali con le barche veloci e tutto quanto, con grande semplicità. Roma, per esempio, è complicatissimo anche solo fare una passeggiata in una via per i permessi e tutto, per la mole di lavoro che c'è ogni giorno a Roma. Cioè tu parli proprio di intoppo burocratico? O... No, non voglio dire intoppi burocratici, ma c'è una complessità del lavoro, del traffico, di tutto a Roma che rende veramente molto molto complesso la permessistica. E qua Chiara, il suo ufficio e tutti riescono a gestirla fantasticamente. Okay. Beh, quando vengono le produzioni su Venezia e ci chiedono consigli, scelta di location, eccetera, li vediamo sempre, se non hanno mai girato a Venezia, terrorizzati, no? Perché se è una città in cui già non ci sono le macchine, non ci sono i camion, già. Però alla fine si fa, evidentemente. Con tanta preparazione, con tanto lavoro notturno per far sì che poi la mattina sia tutto pronto, ma si fa assolutamente. Senti, prima di chiudere, volevo farti raccontare, abbiamo messo nel video della Veneto Film Commission, c'è un frammento di Spider-Man che hai fatto tu, è stata la tua prima grossa produzione? Sì, Spider-Man è stata la prima, diciamo, grossissima produzione che abbiamo fatto nel 2018 per la Sony, Sony Marvel, e devo dire che all'inizio, quando hanno cominciato a parlarmi delle cose da fare a Venezia, ero un po' agitato. Cioè, dobbiamo distruggere il ponte di Rialto, dobbiamo far questo, quell'altro. Poi, ovviamente, con la post-produzione, con i visual effect e tutto quanto, è stato più semplice. Però ricordo che in Campo Santa Maria Formosa, per 4-5 giorni, abbiamo creato veramente il disastro. Senti, giusto per dare una dimensione, e poi passiamo a un bicchiere di vino per suggellare la chiusura della mattinata. Un film come Spider-Man, A, quante giornate avete fatto, B, quanto avete speso?
Allora, non abbiamo fatto tante giornate, se non sbaglio erano 10-12 giornate di riprese a Venezia e il budget Italia superava i 6 milioni di euro. Quindi non enorme alla fine. Non enorme, però posso dire che adesso Lift, che abbiamo girato tra Venezia, Trieste e Cortina per 18-19 giorni, abbiamo superato i 16 milioni di dollari. Il budget Italia, esclusivamente Italia. Eh sì, è veramente imponente. Va bene, se non ci sono magari delle domande dal pubblico, forse possiamo concludere con un ringraziamento a Niccolò Rosada per essere venuto qui e per averci raccontato un po' della sua carriera e della sua società. Grazie mille a voi. Grazie.